Grazie Presidente, colleghi. Viene definito mantra quello che è la nostra abitudine nel richiamare alcune problematiche. Noi veniamo sempre accusati di ripetere il solito mantra quando parliamo del buco dell'ASL di Massa, per esempio. Ma sempre quelle cose state a ripetere, è il vostro mantra. Mentre voi quando state a parlare della regione Toscana, essere la migliore d'Italia, essere la prima nel prendere determinate azioni, quello non è un mantra, dobbiamo accettare come una questione, diciamo, una vostra attitudine naturale. Fatta questa premessa, volevo ritornare a parlare sul discorso relativo alla polizia provinciale. Qui si sta parlando comunque sempre, incondizionatamente, di tagli trasversali. Qui andiamo a tagliare senza ritegno, a tagliare senza nemmeno considerare quelle che sono poi le conseguenze che saranno appunto che accadranno in seguito a questi tagli. Abbiamo del personale, come quello delle guardie provinciali, che sono delle risorse umane, hanno delle specializzazioni che hanno addirittura acquisito per diritto familiare, oserei anche dirlo, perché sono tramandati questo tipo di lavoro di famiglia in famiglia, di generazione in generazione, dell'assistenza, del controllo del territorio, di quelle che sono quelle mansioni che ora nessun altro, perché c'è una grande confusione. Lo fanno i vigili? No, chi lo farà? Lo farà il comune. Non è ancora stato deciso e già comunque si prendono decisioni pensando che poi la decisione verrà presa dopo. Non c'è programmazione in questo tipo di azioni. Intanto lasciamo che continueranno aziende o malfattori, non aziende, a inquinare i territori. Chi controllerà questo? Chi controllerà i nostri laghi? Chi controllerà i fiumi? Chi controllerà che non ci siano azioni criminose in questo senso? Non vogliamo parlare poi di quelli che verranno a mancare, dei controlli sulla caccia, che gli effetti del bracconaggio, i risultati lo si vedono tutti i giorni. Ultima la fotografia che è apparsa su Facebook di una volpe appesa a un cartello di divieto di caccia, proprio dimostrazione della sfida che continuamente viene rivolta verso quelli che ormai non possono più fare questo lavoro. La sfida che viene rivolta è verso i titoli dell'ordine, quindi viene dato adito al criminale comunque di continuare a fare il loro lavoro. Viene espressa la convinzione che le province sono state un ente che ha fatto un lavoro eccezionale. Mi domando quanto possa essere questo lavoro, per dire, comprensibile quando per esempio per fare una strada o una rotatoria ci si vedeva addirittura dei conflitti tra la provincia e il comune perché a un certo determinato incrocio di una strada comunale con una strada provinciale per fare una rotatoria si stava mesi se non anni a discutere su chi doveva fare metà rotatoria e chi doveva fare metà strada. Questo è anche stato uno degli effetti dell'avere questo tipo di enti esistenti e pertanto il fatto che sono state, per questo il Movimento 5 Stelle l'ha sempre appoggiato, la cancellazione delle province, è stata una delle nostre battaglie. E questo sta a sottolineare comunque il mio intervento, quello che è la problematica relativa alla mancata programmazione. Lo farà chi, lo farà cosa, non si sa. Questo è che abbiamo ora, appunto come diceva il nostro collega Sarti, delle persone che hanno protestato davanti alle porte del nostro consiglio, della nostra sede, sono persone che non hanno futuro, non hanno progettazione, pianificazione per quello che è la loro vita. Non possono sposarsi, chi lo vorrebbe fare, non possono comprare o acquisire un mutuo. Queste sono persone allo sbando, sono persone che sono state private della loro dignità, sono lavoratori che non hanno più un'identità, perché una persona che non ha un lavoro non ha un'identità. E mi domando se quando ci accorgeremo fra 2 o 3 anni che abbiamo fatto un grosso errore,
queste specializzazioni, queste risorse umane che abbiamo perso, se saremo in grado poi di comunque rimetterle in piedi e recuperarle per andare a proteggere il nostro territorio. Grazie.